Io volevo recitare e ho recitato. Ho recitato anche da professionista per un sacco di tempo. Adoravo il teatro, adoro recitare, è una cosa tipica dei timidi. Il timido ha paura di essere guardato. Ma se si mette lui in condizione di sapere che tutti lo stanno guardando, allora il timido è tranquillo. È uno dei tanti paradossi della timidezza. Quindi io volevo recitare, io ci ho provato, ho fatto anche gli esami al piccolo quando c'era ancora Strehler, per un posto non mi hanno presa, però ho preso 10 da Strehler, sono stata contenta. E comunque ho cercato di lavorare come attrice professionista, se non che ho scoperto che odio viaggiare. Per me il viaggio, lo spostamento, l'albergo, il non essere a casa la sera era proprio fonte di disagio fortissimo. Ed è stato questo a stroncarmi. E nel frattempo io scrivevo, ma non ci ho mai pensato che la scrittura potesse essere qualcosa di più di quella cosa che facevo, cioè i diari, i racconti. Ho scritto una pièce teatrale, ho scritto un intero romanzo che avevo, cosa avevo, 18 anni forse. Non ho mai pensato che potesse essere un lavoro. Mi piaceva un sacco. Mi innamoravo e allora scrivevo racconti per il ragazzo di cui ero innamorata, facevo, non so, giornali, redazioni, cose, vignette, ho fatto veramente qualsiasi cosa. E una vigilia di Natale la mamma di un mio amico a cui mandavo questi racconti, che avevo chiamato per farle gli auguri, mi ha cazziata a morte perché non stavo cercando di pubblicarli. E questa cosa mi ha spiazzata perché è stata la prima a mettere le cose in quei termini. Non pensavo che scrivere potesse essere una professione per me, non l'avevo mai vista in quella maniera lì. Allora cosa ho fatto? Ho preso questi racconti, allora li ho portati a tutte le case editrici milanesi, tranne la Rizzoli, con cui poi sono finita a pubblicare, perché era troppo lontana. E a piedi avevo 21 volumi e ho portato questi 21 volumi in 20 case editrici milanesi con la loro brava letterina d'accompagnamento. Il 21esimo l'ho lasciato alla Sergio Bonelli editore, pensando che, visto che i miei racconti erano un po' surreali, un po' grotteschi, non erano horror però, ho detto magari uno spunto me lo comprano per Dylan. E gli ho lasciato il volume con lettera d'accompagnamento e me ne sono andata e me ne sono dimenticata. Poi hanno cominciato a fioccare tutte queste lettere dove dicevano che i miei racconti erano bellissimi, ma non trovavano la giusta collocazione nelle loro linee editoriali. E un giorno mio padre, io nel frattempo ero andata a vivere da sola perché avevo preso un cane, quindi mio papà non voleva avere cani in casa, e io allora mi sono trovata un lavoro, mi sono trovata un appartamento vuoto, perché io gli appartamenti vuoti sono abbonata, e sono andata a viverci con mio cane. E mio papà mi ha chiamato preoccupato dicendomi: senti, guarda, c'è un signore, continua a chiamare a casa, vuole il tuo numero, io non so se darglielo. Io: ma come si chiama? Ho un numero, Marzulini, Marcolini, aspetta che leggo il nome, è un tale Marcheselli. Mi dice: ma non l'ho mai sentito nominare. Ho detto: vabbè, senti, dagli il numero, vediamo. Poi mi chiama e dice: sono Mauro Marcheselli, sono il curatore di Dylan Dog. E da lì è partita la mia avventura come sceneggiatrice, senza saper nulla delle sceneggiature. Mi hanno mandato quelle di Tiziano, Sclavi, io ho studiato quelle, ho imparato da quelle. E nel frattempo tanto continuavo a scrivere di qua e di là. Mi hanno contattata da un sito, mi hanno detto: senti, ma non è che ci mandi qualcuno di quei racconti che hai dato in Bonelli, che noi te lo pubblichiamo? Ma non andava, perché i racconti erano tutti insieme e mi pareva giusto che restassero una raccolta, per cui o tutti o nessuno, le solite cose. Non volevo dire di no, non volevo però essere scortese, allora ho inventato, ho detto: no, guarda, dico, al massimo io ho un romanzo, ti potrei mandare un capitolo alla volta, ma non credo che funzionerebbe. Questo mi ha risposto: sì sì, dai dai, fallo, mandaci un capitolo alla volta. Io non avevo nessun romanzo, non avevo niente. Panico. Ho detto: no, guarda, lo devo correggere, te lo mando dopo domani. Sì, dai, lo pubblichiamo di sabato. Sì, ben bene. Ecco, e io, in una notte, io ho scritto il primo capitolo del mio primo libro, che era Bilico, e l'ho scritto così. Cioè, l'ho scritto di getto, non sapevo assolutamente dove sarei finita. Non sapevo nulla dei personaggi. Cioè, io sono andata così navigando a vista, e navigando a vista io ho scritto tutto il primo romanzo. Un capitolo alla settimana, quasi sempre il venerdì sera. Porca, devo scrivere il capitolo.
Io ci sono delle storie a cui sono legata da morire e poche volte ho avuto la fortuna di vederle disegnate dal disegnatore giusto, perché poi anche lì il disegnatore non è questione di essere bravo, è questione di essere giusto, perché tante volte una storia si porta un'atmosfera di un certo tipo e tu sai che se te la disegna quello lì te la fa bene bene esattamente come dovrebbe essere, se te la disegna un altro te la fa benissimo, però non c'è più quella cosa in più che tu sai che avrebbe messo il primo disegnatore. Questa, quando c'era Mauro Marcheselli come editor di Dylan Dog, eravamo in meno a scrivere ed eravamo anche in meno a disegnare, comunque c'era una scalettatura prevedibile degli episodi, e succedeva delle volte che lui mi diceva: guarda, mandami un soggetto per una storia, guarda che si libera Freghieri, guarda che si libera Mari, guarda che si libera Casertano. E fa tantissimo questo. Sapere in anticipo chi ti disegnerà significa che tu puoi modellare sul disegno la tua storia, quindi dare qualcosa che sai che quel disegnatore lì coglierà perfettamente. Tra l'altro ultimamente devo dire che ho trovato una simbiosi fortissima, come forse non c'è quasi mai stata, forse in pochi casi, però proprio molto forte, con Paolo Martinello, perché lui mi dice che io scrivo le cose che lui vorrebbe disegnare e lui disegna le cose così come le vedo io, e quindi ci troviamo molto. Quando ho fatto L'Uomo dei Sogni è stato per lui bellissimo e per me bellissimo, perché lui mi mandava le cose che erano come le avevo inventate io e me le restituiva. È molto bello quando succede. I miei genitori sono stati spaventati per tantissimo tempo, però devo dire che anche quando ho fatto il provino per il piccolo, dicono che loro hanno pregato tutti i giorni che mi bocciassero in tutte le maniere, però non mi hanno detto non farlo, non mi hanno detto non andare, non mi hanno detto, e anche quando cercavo di lavorare a teatro così erano spaventati a morte. Poi si vedeva anche, ma però non mi hanno mai detto di non farlo. Mio papà avrebbe voluto, mi ha sempre detto tutta la vita: perché non fai la cuoca? La cuoca è un bellissimo mestiere, fa, perché mangiare si deve sempre. Delle due cose, che sono entrambe, mi appartengono molto, mi assomigliano molto. Però quella che mi viene naturale è scrivere, cioè trascrivere, recitare mi viene naturale, scrivere più di quanto non mi venga recitare. Recitare era bellissimo, ma comunque mi preparavo, e scrivere no. Tante volte mi dicono: ma come fai a scrivere delle cose così spaventose e poi a guardare le tue bambine? Ma non è tutto insieme, le cose spaventose io comunque ce le ho, me le sogno la notte, me le invento, le scrivo, cioè ce le ho in automatico. Io mi visualizzo molto, mi immagino molto, io ho purtroppo molta fantasia, ma ce l'ho tutta la vita, non è che ce l'ho adesso. E io quando vado in autostrada, io l'incidente me lo immagino, io le mie figlie morte dietro me le immagino. Non è che mi metto lì a immaginarmelo, è una cosa che arriva, passa e se ne va. Fa parte di me, ci sono abituata. Sono abituata a telefonare ai miei genitori, non sentire la risposta subito e vedere il funerale, e a un certo punto con queste cose ci devi far pace. Conoscenza è l'unico potere che abbiamo, per cui se tu non sai che esiste una cosa da cui guardarti, è facile che poi questa cosa arrivi, ti sbrani, ma magari anche non arriva, ma che la paura che questa cosa arrivi ti sbrani è palese. La paura della paura è peggiore della paura. Tutte le volte che Virginia mi ha chiesto qual è l'animale più feroce che ci sia al mondo, io l'ho sempre detto l'uomo. Ho detto: l'uomo fa ai suoi simili delle cose terribili. Quindi se tu devi dire: ho più paura di un leone o di un uomo, allora se c'hai davanti il leone abbi più paura del leone, perché nell'immediato, nella pratica, il leone può farti peggio. In generale ti dico: stai attenta alle persone che sono intorno a te, perché non tutte possono essere brave persone.
E l'unico consiglio che posso dare a chi vuole fare qualcosa è di farlo. Non è bello, ma è, non facendo le cose non si ottiene niente. Fate qualcosa. Non è detto fate quello che volete fare. Per dire, quelli che mi dicono, ma per scrivere cosa devo fare? Scrivi. Scrivi, scrivi tanto, scrivi tanto, scrivi tanto, scrivi tanto. Fai leggere a più persone che poi quello che scrivi. Trova un posto dove pubblicare quello che scrivi. Pubblicalo su Facebook, pubblicalo su internet, mandalo agli editori. Non succede niente. Scrivi, 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 vai ancora avanti. È l'unica cosa, cioè per fare le cose non c'è che fare qualcosa.